Buongiorno, 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 buongiorno. Diretta, veloce, siamo qui sulla pagina oggi, voglio parlare con tutti voi. È un orario sicuramente poco consono, però insomma poi te la guarderai un po' quando vuoi questa diretta. Noi andiamo in diretta quando vogliamo, quando possiamo, sempre per aiutare ovviamente le persone. Ti ricordo che sei qua, tu vuoi trasformare la tua vita senza che il tuo corpo sia più in problema, ok? Quindi mi raccomando, rimani attaccata a questa diretta perché andremo a capire oggi cosa blocca un sacco di persone nel raggiungimento dei loro obiettivi, quanto sia veramente una bufala quella che vede le persone chiedere di diete e allenamento a fronte invece di altre situazioni da andare a risolvere prima di queste cose, ok? Noi ci vantiamo ogni giorno comunque di aiutare persone senza mettere il fitness al centro della vita. Lo facciamo fondamentalmente perché noi facciamo passare le persone da una incompetenza conscia a una competenza inconscia. Di che cosa sto parlando? Quando le persone mi accusano, essendo ignoranti, di dire che la mia è una truffa, senza mettere il fitness al centro della vita, senza fare palestra e altre cavolate del genere, no? Sono persone fondamentalmente incompetenti, cioè non hanno la competenza per poter parlare, non è un'offesa, basterebbe non essere ignoranti, cioè sapere di che cosa stiamo parlando, ok? Quindi oggi voglio spiegare da dove nasce In Forma Senza Fitness, ok? Quindi da dove nasce In Forma Senza Fitness? In Forma Senza Fitness nasce dal fatto che, per quanto mi riguarda, è sempre stato semplice allenarmi, è sempre stato semplice eseguire un certo tipo di alimentazione, è sempre stato semplice mangiare certe cose o alimentarsi di integratori o non fare qualcosa che fosse per me deleterio per il mio corpo. Quindi in questo momento magari anche per te, tu hai un'attività che ti è facile, magari il tuo lavoro è semplice, magari fare fitness è difficile, magari, che ne so, parlare con quella persona è facile, parlare con quell'altra persona è difficile, oppure magari per te fare la dieta è facile, allenarsi è difficile, oppure allenarsi è facile e fare la dieta è difficile, cioè insomma potrei andare avanti veramente all'infinito. Cioè abbiamo tutti un sacco di situazioni dove magari qualcosa ci è facile e qualcos'altro ci è difficile. Perché questa cosa accade? Accade perché purtroppo non è che noi possiamo traslare la nostra dose di fiducia in noi stessi in ogni area della vita. Ok, quindi quando io dico In Forma Senza Fitness è perché voglio che le persone non siano costrette a pensare a ciò che stanno facendo. Cosa succede? Succede che le persone cosa fanno? Vanno dal nutrizionista, vanno dal dietologo, vanno dal alimentarista, vanno dal guru senza testimonianze, vanno veramente da un sacco di persone e sono costrette a fare un qualcosa totalmente al di fuori di quella che è la loro routine. Quindi essendo così al di fuori di quella che è la loro routine risulta poi dopo totalmente insostenibile. Essendo totalmente insostenibile, questa cosa porta a una fracassa di effetti yo-yo. Non è colpa di nessuno, sicuramente non è colpa tua che con voglia, senza paura, fai un passo avanti a quello che è il tuo obiettivo. Potremmo donare un pochino di colpa a quello che è il nutrizionista, perché sapendo già che tu fallirai ti dà un qualcosa impossibile da sostenere nel cronico, quindi ti fa un qualcosa di acuto, di semplice, di automatico verso quello che è il suo portafoglio, cioè va ad aumentare quello che è il suo portafoglio a scapito della tua frustrazione che aumenta sempre di più e la tua fiducia cala. Quando noi diciamo In Forma Senza Fitness vogliamo far passare le persone da un'incompetenza conscia a una competenza inconscia, cioè magari tu hai iniziato a guidare la macchina, devi sempre pensare, no, metto il cambio, spingo la frizione, spingo l'acceleratore, freno, insomma ogni volta devi letteralmente impegnarti in maniera conscia nei gesti quotidiani da dover eseguire. Man mano che l'apprendimento ha preso luogo, ok, tu ti sei sempre più allenato in quel gesto tecnico e in questo momento non è da fare, però magari ti scatti dei selfie mentre guidi, magari telefoni, magari parli con la tua compagna, con il tuo compagno, magari pensi alle tue cose e spesso ti chiedi ma come sono arrivato qua? E lì ti ha fatto arrivare alla tua mente inconscia, no? Magari tu compri una strada
200 volte all'anno, quella strada ti entra in testa, ti entra nella tua mente, che non è in testa, ma questo è un altro discorso, e ti diventa semplice eseguire quel gesto tecnico. Laddove tu debba sempre pensare a ciò che fai, a parte che non pensi, ma vai a immaginare e compi uno sforzo veramente difficile con la mente conscia su quello che devi fare, risulta tutto questo impossibile. Quando noi diciamo essere in forma senza fitness, senza mettere il fitness al centro della vita, vuol dire non dover essere costretti a pensare dalla mattina alla sera a cosa noi dobbiamo fare. Cioè, dobbiamo far sì che quella difficoltà che avevi quel primo giorno nel fare il bilancino tra la frizione e l'acceleratore, ora non ce l'hai più quella difficoltà. Vogliamo che la stessa dose di difficoltà nell'eseguire una dieta, nello stare in forma, nell'abbattere le condizioni limitanti che ti fanno dire chi sono io per essere bellissima, bellissimo, in forma, eccetera, che ti non ti facciano obbligare a essere in un corpo che non ti appartiene, che ti facciano essere costretta a cambiare il guardaroba. Vediamo che queste situazioni vengono letteralmente bypassate, spazzate via, nello stesso modo come tu sei passato da pensare al bilancino con la frizione e l'acceleratore a farlo in modo molto semplice. Ok? Perché? Perché le persone spesso hanno paura, no? Della difficoltà, di quello nuovo, della situazione diversa, della situazione opposta a quello che hanno sempre fatto. In maniera conscia sanno che facendo sempre le stesse cose avranno sempre risultati completamente uguali e spesso inutili al proprio obiettivo, cioè uno continua ad andare dal solito nutrizionista, ok, e ha sempre gli stessi risultati. In maniera conscia noi sappiamo questa, però fondamentalmente con l'inconscio continuiamo a fare sempre le stesse cose perché abbiamo paura di quello che è nuovo. Allora, come si fa a sconfiggere quella che è la paura? Purtroppo, per fortuna, la paura, cosa succede? Se tu hai paura di qualcosa e non compi quell'azione che ti porta ad avere paura, ti togli dall'azione stessa e alimenti la stessa paura. Alimentando la stessa paura sei sempre più esterno e lontano da quell'azione, ed essendo sempre più esterno e lontano da quell'azione, i tuoi risultati allineati a quell'azione che non c'è sono sempre fallimentari. Quindi non fare nulla, alimentare la paura, è la garanzia perfetta per non arrivare a nessun tipo di risultato. E questo purtroppo molte persone lo fanno. Quello che noi facciamo che cos'è? È prendere per mano le persone, portare da un punto A a un punto B, dalla loro situazione iniziale a una situazione finale completamente diversa, ok? Passo passo, ok? Affinché le persone possano passare da una incompetenza conscia, cioè io so di non essere magra, tonica, soda, drenata, quindi sono conscia del fatto che non so come fare ad essere bella, magra, in forma, non lo so, a riesco a starci senza fare fatica, senza aumentare quella che è la mia dose di frustrazione, senza sentirmi insoddisfatta, senza dover sempre stare lì a dire devo fare quello, devo fare quell'altro. Ovviamente per passare da questa situazione A a questa situazione B esiste un tempo di latenza, un tempo di incubazione, un lasso di tempo che noi tutti dobbiamo passare, no? Purtroppo le persone per paura delle situazioni che hanno già fatto, dei feedback negativi che hanno raccolto, di quello che non sono riusciti a fare, fondamentalmente non compiono mai questo passo, non sono disposte a pagare il prezzo. Ora, noi siamo qua perché tu metti il tuo corpo e noi mettiamo il tuo risultato. Cioè, noi, cosa vuol dire questa frase molto carina? Vuol dire che noi siamo noi a pagare quello che è il prezzo di questo tempo di incubazione. È per questo che esistono i tutor, è per questo che esiste il gruppo chiuso Fitness Illusion, è per questo che esistono tutte quelle situazioni collaterali che non vertono solo sull'alimentazione, sull'allenamento e sul piano di integrazione. Okay. Perché tutto il contorno della parte inconscia, di tutto quel mindset che noi ti diamo, di tutte le persone che lavorano per noi, di tutti i tutor, di tutto il gruppo chiuso, va a fungere come contorno importante in una cornice che va ad esaltare il quadro. Quindi questo prezzo lo andiamo a pagare noi, perché è il nostro lavoro, perché è la nostra professione. Cosa ti è dato fare a te in questo momento? È
capendo di avere i requisiti, cosa tutt'altro che semplice, ok? Anche se le hai già provate tutte, anche se pensi di essere chissà chi per essere magra, perfetta e fighissima, anche se ti hanno detto che per dimagrire bisogna togliere i carboidrati, anche se ti hanno detto che bisogna fare la chetogenica, lascia da parte questi dogmi che ti fanno solamente rimanere completamente lontana da quella che è la verità e devi compiere un passo avanti di azione verso quello che è il tuo obiettivo, cioè chiamare il numero verde 800 477 385 oppure scrivere qui sotto nella diretta voglio essere contattata oppure entrare nel gruppo chiuso. Vedete quanti canali abbiamo per prendere contatto, per andarsi a verificare. Si possono verificare le situazioni fantastiche, cioè fondamentalmente riuscire finalmente ad arrivare al proprio obiettivo, riuscire finalmente a trasformare la propria vita senza che il corpo sia un problema, riuscire finalmente a non essere costretti a stare in un corpo che non ci appartiene, riuscire finalmente ad abbassare quel senso di frustrazione, aumentare il nostro orgoglio, togliere quel senso di insoddisfazione, recuperare il tempo, essere prese per mano, eccetera, eccetera. Quindi un sacco di cose vanno ad accadere laddove tu faccia azione. La domanda è: come faccio io quando ho paura di qualcosa? Io tutti i giorni ho paura di qualcosa perché sono umano, sono carne e ossa, non sono un cyborg, non sono un robot, come spesso le persone credono. Come faccio io? Penso, metto sulla bilancia, ok, cosa mi può accadere rispetto a cosa mi accadrà invece se vinco la paura. Quindi mi dico, muoio fondamentalmente se compio quel tipo di azione? No, ok, perfetto, non muoio e quindi lo faccio. Ok, questo avendo già settato quelli che sono questi tipi di obiettivi, no? Noi abbiamo questo nostro videocorso che si chiama Rivelazione, ok? E la rivelazione ti permette di cambiare totalmente, rivoltare il tuo inconscio, senza hackerando un po' quello che è il tuo cervello, ok? Senza mettere quella che è la motivazione al centro di questo tuo cambiamento, senza uscire da questa maledetta zona di comfort, bensì capovolgendola. Questo è completamente diverso da quello che ti dicono là fuori. Non voglio che tu stia male per stare bene, voglio semplicemente che tu paghi il prezzo, cioè ci deve essere un tempo nel quale tu ti alleni a stare bene, ok? Quindi questa diretta molto veloce aveva come scopo quello di farti capire che è possibile migliorare, che la tua vita cambierà e di farti capire in che modo questa vita cambierà e farti capire che devi passare da una incompetenza conscia a una competenza inconscia e farti capire anche perché noi diciamo in forma senza fitness. Quando entri nel gruppo chiuso Fitness Illusion vedi tutte queste persone talmente contente che spesso io dico cavolo sono troppo contente, perché ovvio che una persona che entra ha delle difficoltà, non riesce a dimagrire, le ha sempre detto di togliere i carboidrati. Vedi, queste persone a 360 denti davanti che ridono, che sembra che abbiano scoperto il fuoco, e c'è una grande disparità tra la sua situazione e quello che trova. Ma noi vogliamo essere una festa urlante di persone che stanno bene. E l'unica voglia che noi abbiamo è far avere più questa possibilità a più persone possibili. È ovvio che io all'inizio, invece di far entrare cani e porci, come magari potevo fare, magari con un po' di fortuna qualcuno farle anche migliorare, sono rivolto a una cerchia altamente ristretta. Però tu, avendo la garanzia di aver già visto queste persone che migliorano, che sopravanzano, che raggiungono e sostengono quello che è il loro obiettivo, scambieresti questo tempo che invece stai perdendo ora, no? In situazioni che non stanno portando a niente per arrivare a quel tipo di obiettivo? Io sono sicuro di sì, ok? Ovvio che da sole tutte queste informazioni, seppur importanti, giuste, grosse, ciccione, c'è tanto contenuto sempre, da sole non bastano. L'unica cosa che bisogna fare è chiamare, sentire, ascoltare, cercare di compiere un'azione verso quello che davvero si vuole e chiedersi davvero cosa voglio io dalla mia vita, che persona devo diventare e voglio diventare, senza dei vorrei, senza sarebbe bello, senza mi piacerebbe, che persona voglio diventare. Quindi mi raccomando, l'unica cosa che devi fare è per migliorare la tua vita, non per migliorare la mia, in quanto la mia è già perfetta, cioè nel senso, quindi lo devi fare per te, devi fare un piacere a Filippo Rispoli, ok, è chiamare ora l'800 477 385, se davvero vuoi trasformare la tua vita senza che il tuo corpo sia più un problema. Io ti lascio, ho una chiamata importante da fare e so davvero che farei la cosa giusta.